E poi c'è chi si diverte un po' a truccarli sti motorini. Andrea, di la verità, ogni tanto ti Sì, diverti, eh? io il mio motorino l'avrò mai truccato una decina di volte, però non andava mai perché o lasciavo io qualche pezzo o mettevo sui pezzi di contrario. E per cui adesso ti sei arreso o No, duro? adesso non mi arrendo, adesso lo ritento ancora. E perché vuoi truccarlo, sto maledetto motorino? Perché andare in giro a 30 all'ora non è molto divertente. Poi dopo quando vado a Lugano, certe volte vedo le biciclette che mi passano via e penso, ho speso questi tanti soldi per un motorino e poi vedo le biciclette che mi passano via. Allora, Che vanno più ci veloci del può. tuo motorino. Però è un po' pericoloso, insomma, lo sai, ti Sì, sei reso conto, insomma. però bisogna che corro da questo rischio. Ah, non rischi di correre. Sì. E se ti becca la polizia? Ma se ti becca la polizia dalla multa. Ma però, secondo me, i poliziotti dovrebbero pensare un po' prima perché anche loro sono stati giovani e anche loro avranno avuto un motorino, forse l'avranno truccato anche loro. Ecco, adesso volevo soltanto chiedere a Mirko, a parte il fatto del truccaggio del motorino, cosa ne pensi del casco? Ma è anche una cosa giusta in Tu certi lo usi? casi, Perché? no. Dici adesso che è una cosa giusta, per cui ero convinta che tu fossi uno che usa il casco. Ma perché lo vuol portare, lo può portare, gli altri no. Cioè, tu non lo ritieni una necessità, una prevenzione eventuale se Sì. dovessi avere un incidente? L'inverno è più sicuro portarlo. In inverno. Sì. Andrea. Scusa, secondo me il casco è una cosa giusta, sì e no. Perché al momento dell'incidente ripara molto la testa, ma per andare in giro col casco in estate fa un caldo. Ecco No, Nicola, ti abbiamo infatti. invitato qui perché sappiamo che a te il motorino non va. Ecco, No, non l'ho mai avuto. Non ne ho ma... mai avuto un particolare bisogno, mi sono sempre spostato in bicicletta, mi sono sempre ritrovato con i miei compagni senza il bisogno di avere un motorino, forse avendo un po' più fiatone, ma... Cosa vuol dire per te aver ottenuto sto motorino? Cioè, per me è una cosa importante, sono contenta di averlo. Cioè, posso raggiungere i miei amici senza ricorrere al bus. Senza avere degli orari precisi così per andare a casa, parte la posta, non parte la posta. Dove sei andato il posto più lontano col motorino? Io a Bellinzona. Fino adesso a Bellinzona. C'è qualcun altro che è andato più lontano? Io Ignazio. Stabio. Sei andato fino a Fuori Stabio. dal Ticino? Nessuno. No. Sì, a Ponte Tredo. C'è qualcuno che ha subito qualche furto? Non forse di tutto il motorino, ma magari di parti del Il motorino. campanello. Il campanello. Nei primi 7 mesi del 1980 sono stati denunciati nel cantone 1.277 furti di motorini, di cui una buona parte furti d'uso. Furto d'uso vuol dire uno che lo prende, lo usa e poi lo lascia lì. A me l'hanno fatto una volta. Uno mi ha preso il motorino, è andato fino a Campione, l'ha lasciato lì e l'ha preso tutti i poliziotti, l'hanno preso e ho avuto una storia lunga con i carabinieri E tu per riprenderlo. E alla fine però l'ho l'hai ripreso. ripreso e era in condizioni ancora abbastanza buone o hai No, dovuto... ero a condizioni pessime, non andava più niente, ho Non dovuto andava più spenderlo. niente. Daniela, tu il motorino l'hai appena comperato. Sì. Quanto costa adesso il motorino? Cioè, 1.060 solo il motorino. 1.060, cosa vuol dire solo il motorino? E perché dopo c'è ancora la targa Ah. e robe E i varie. soldi? Da dove saltano fuori? Perché questi 1.000 franchi sono tanti, eh. Una parte di 1.000 franchi ce li ho messi io Oh, complimenti! e l'altra parte mio padre. Io quest'estate sono andato a lavorare e mi sono guadagnato i soldi per il motorino, perché non trovo giusto che i genitori si devono prendere la briga di comprarci sempre motorini. Ogni tanto dovremmo anche fare qualcosa noi per comprare. Dunque, Luciana, cosa sei andato a fare? Io sono andato a lavorare nella ditta dove lavora mio papà, come aiuto magazziniere. Sonia, tu invece lo comprerai fra poco, se non sbaglio, adesso usi quello di tua madre. È la cosa che aspetti con una grande Sì, impazienza, da hai delle tanto. idee già per la testa? No, cioè, io lo prendo, non so ancora se truccarlo, però più sì che no. Ma nel caso che tu lo dovessi truccare, ci metti le mani addosso tu o No, te lo fai truccare da qualcuno? me lo faccio fare da mio padre. Senti, a proposito di incidenti, mi risulta che qualche anno fa tu hai avuto un incidente tipo quelli previsti nel nostro filmato. Esatto, un camion della birra, lo posso dire, mi ha aperto la porta a un semaforo, sorpassavo dove non si doveva. Questi denti non sono miei, sono del dentista.